Buongiorno Presidente Mauro Fabris, intanto grazie per aver Buongiorno. accettato l'invito. Dobbiamo partire però con la comunicazione arrivata pochi minuti fa di una dimissione dal ruolo di Presidente, tra l'altro congiunta con la Lega Volley Maschile. A lei la parola. Permettetemi però di cominciare con un pensiero a Paolone, il tifoso di Conegliano, direi il primo dei tifosi italiani, che per anni insomma è stato veramente un riferimento per tutti noi nei palazzetti e un esempio. Veramente una persona solare, uno sportivo che rimpiangeremo molto, insomma, perché ha fatto tanto anche per far crescere le tifoserie della pallavolo femminile. Sua l'idea di questi gemellaggi, insomma, che prima e dopo le partite avvenivano magari con un bicchiere di prosecco in mano e quant'altro. Quindi permettetemi di cominciare oggi veramente ricordando Paolone, perché è veramente una persona speciale che ci mancherà molto. E che nei palazzetti d'Italia e di tutto il mondo, perché è arrivato Cinecittà quella volta col mondiale con pochi altri eroici coraggiosi, insomma, ha portato veramente quello che è la pallavolo femminile e la pallavolo in generale, insomma, come testimonianza, direi anche di vita a questo punto. Quindi, una cosa veramente che mi sento di dover riconoscere prima di cominciare questa nostra chiacchierata. Grazie per il Grazie ricordo. per questo tuo ricordo. Grazie per questo tuo ricordo. Detto questo, devo dire che non possiamo accettare come responsabili massimi delle due leghe quello che è capitato ieri. Non lo possiamo accettare perché sia io che Diego Mosna, nella giornata di lunedì e anche prima, abbiamo sempre tenuto un atteggiamento molto rispettoso delle prerogative della federazione, innanzitutto, e anche siamo stati sempre molto coordinati con la federazione. Questo personalmente l'ho fatto nella giornata ancora di venerdì, dove abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Bruno Cattaneo, ancora nella giornata di martedì, di lunedì, scusate, prima che cominciasse la nostra assemblea di Lega. Quindi la Presidenza era sicuramente informata di quello che erano i passi della Lega. Devo dire che questa nostra decisione non è contro il merito delle decisioni assunte, l'abbiamo scritto nel documento. È prerogativa della federazione decidere cosa fare. È nel modo come tutto questo si è svolto. Noi siamo stati per mesi, per più di un mese, lasciati soli e quando chiedevamo aiuto, come è capitato a me, prima di sospendere l'ultima giornata di campionato, nella notte appunto dell'8, cos'era, sì, dell'8, abbiamo trovato una federazione, anzi un ministro che ci ha rimbalzato, perché io ho avuto la possibilità di parlare col ministro che ci rimbalzava sul CONI, il CONI ci rimbalzava sulla federazione, la federazione ci rimbalzava a noi stessi. Quindi abbiamo dovuto prendere decisioni difficili, non sempre comprensibili, in una situazione in cui il governo diceva potete giocare ma non potete né entrare né uscire dalle zone rosse. Nel momento in cui diceva potete allenarvi nei palazzetti però non potete giocare, oppure potete giocare ma a porte chiuse. Con, ripeto, CONI, che secondo me in questo momento ha una gravissima responsabilità sulle spalle, e cioè quello di, con grande dignità, dichiarare conclusa la stagione sportiva 19-20. Non è possibile che alcuni pensino di poter ancora giocare e assegnare magari titoli ed altre discipline come la nostra, c'è stata appunto inequivocabilmente chiusa. Quindi io mi aspettavo dal massimo organo sportivo italiano una presa di posizione che non c'è stata. Mi aspettavo dalla federazione la capacità di riuscire a chiedere questo posizionamento al CONI, che non c'è stato. Mi aspettavo dalla federazione che ci fosse la capacità di avere dalla CEV o dai FIVB delle decisioni più chiare, in modo che si potesse ragionare con maggiore serenità anche riguardo all'eventuale necessità che i nostri club tornino in campo per disputare le fasi finali delle coppe europee. Tutto questo non c'è stato. C'è stata invece una presa di posizione assolutamente, lo ripeto, comprensibile nel merito e Certo. legittima dal punto di vista formale, ma inaccettabile, irrispettosa e per certi aspetti irresponsabile nei confronti appunto dei due campionati che con tutti gli impegni che voi sapete, sia in termini economici, sia di rapporti con terzi, con i tesserati o altri, credo gestiscono quello che è della vetrina della pallavolo. Un solo chiarimento, la decisione di dimettersi congiuntamente sua e di Mosna.
È decisione condivisa dall'intera Lega o più dei presidenti? No, no, io l'ho assunta informando l'IA e non so cosa mi ha fatto dire, però al di là di tutto, io domani avevo una conferenza con i produttori e non è che possiamo venire da una federazione e non ci dà neanche modo di spiegare alcune situazioni, parlarne prima. Perché domani potrei trovarmi davanti ai procuratori che mi dicono: sì, d'accordo, avete fissato nell'assemblea di Lega quei tetti per appunto transare sugli emolumenti di fine stagione, ma se poi la federazione prende qualche altra decisione, ma ne avete parlato con la federazione? Cioè, non è questo il modo di fare, cioè è un modo che confina tra l'arroganza e l'irresponsabilità. Cioè, non si può fare così, ma siccome è un atteggiamento che purtroppo riscontriamo regolarmente nel Consiglio federale, io voglio dire che il presidente Cattaneo, insomma, almeno a parole, ha sempre tentato di tenere aperta il confronto e anche ha dimostrato, almeno con me personalmente, spesso grande rispetto e grande così, anche comprensione del lavoro che siamo chiamati a fare. Non così per il Consiglio federale, con cui personalmente mi sono incontrato più volte, penso alla riforma della DUE mai compresa, mai spiegata. Però questo atteggiamento veramente denota qualcosa che va oltre, non può Certo. essere, insomma, non può essere, è un chiaro segno dove, come al solito, perché questo è quello che funziona in federazione, noi siamo noi e voi non siete nulla, quindi decidiamo noi, che è la risposta che io ho già ricevuto in più di un'occasione in federazione. Quindi rispetto a questo, dovendo nei prossimi mesi affrontare difficoltà differenti, o c'è chiaramente una sintonia e una unità di intenti, bene, se no la federazione si assume la propria responsabilità e decida lei, insomma, ma gestisca anche lei poi. Grazie per la chiarezza, per la schiettezza. Gianluca, a te la parola. Uno dei temi importanti e caldi della situazione è la sicurezza economica dei club, quindi ci sono club che usciranno da questa situazione anche con le ossa rotte. Con un presidente dimissionario, questa situazione come verrà gestita secondo te e che rischi intravedi per i club di Serie 1 e 2? Beh, intanto domani ci sarà un CDA, discuteremo anche di questo e discuteremo, perché chiaramente il presidente dimissionario del CDA e se ne parlerà. Dopodiché c'è una vicepresidente di Lega che si chiama Marzali e credo che il CDA abbia definito bene quali sono gli obiettivi a breve che abbiamo. Deciderà il CDA, poi faremo, immagino, un'assemblea di tutti i club, perché, ripeto, il fatto non può essere lasciato così. Sono le 2 del pomeriggio del giorno dopo e né io né Diego, per quanto ne so, abbiamo ricevuto una chiamata, cioè anche sul piano, voglio dire, dell'educazione personale, se volete metterla così, da parte Certo. della. Non si può governare in un momento così difficile, non si può governare con una federazione che si comporta così, perché domani dovremo discutere di quando riaprire, come riaprire, col pubblico, senza pubblico, tasse gara, non tasse gara, gli aiuti se arriveranno dal governo, come verranno gestiti, in che proporzione, altro ancora. Non si può, cioè non si può, perché se noi dobbiamo gestire momenti così delicati e difficili, bisogna che tutti si comportino con responsabilità e rispettando il lavoro degli altri. Qui non c'è rispetto per il fatto, per gli investimenti dei club, per quello che stiamo rischiando. Tutto qua. In base alla sua esperienza e alla conoscenza di questi settori, ritiene che sia possibile un cambio di rotta nelle decisioni assunte ieri dalla Federazione? Rispetto a che cosa? Rispetto alla conclusione dei campionati? Esattamente. Ma ripeto, la nostra contestazione non è sul merito. Non è sul merito. Perché io ho letto oggi un bellissimo articolo sul Corriere della Sera che riguarda il basket e che dice cose molto belle sulla responsabilità di chi fa il dirigente, e specialmente di chi fa il dirigente sportivo di movimenti di vertice, come sono certamente il basket, ma anche la pallavolo in Italia. Dice cose, io vi consiglierei, se avete avuto modo di leggerlo,
lo consiglierei a tutti, insomma, perché si capisce qual è la differenza tra un dirigente, ovviamente, che guarda il futuro, mica per star qua a discutere di uno scudetto in più, di uno scudetto in meno, ma per capire che oggi andavano fatte delle scelte con maggiore responsabilità. Io credo avessimo costruito un documento importante, sia noi della femminile come la maschile, dove sostanzialmente si diceva, ok, vediamo che succede, perché io voglio chiedere alla federazione, ma se adesso la CEB, no, dovesse decidere che dobbiamo tornare in campo per le coppe, che facciamo? Che fa la federazione italiana? Ci proibisce di giocare? Che fa la federazione italiana? Questo è quello che io vorrei capire. Cioè, che fa? Io avevo detto con un po' di difficoltà, non ho ragione per nasconderlo ovviamente, avevamo detto e discusso dentro la Lega femminile su chi fosse più o meno disponibile, difficoltà, con quali roster, no? Certo. Che valore potesse avere dal punto di vista sportivo. Ma giustamente oggi si scrive in questo articolo del Corriere, ma scusa, nel momento in cui altre discipline, magari minori o comunque in altre parti del mondo, cioè, dovessero tornare in campo, ma noi che siamo i movimenti di eccellenza, ma che figura facciamo? Cioè, questo che voglio dire, ma non perché si abbia l'ansia o la smania di tornare, no, per essere protagonisti, ma no, perché c'è un interesse da difendere. Cioè, lo spazio che abbiamo conquistato nel mondo dello sport nazionale e anche internazionale, no, con la fatica, i sacrifici, gli investimenti fatti. Allora, che cambiava lasciare aperto una porticina, un pertugio? Poi, certo. Ma secondo te si sarebbe tornato a giocare? Non lo so, ma io non so nemmeno se torniamo a giocare e come torniamo a giocare l'anno prossimo. Perché l'anno prossimo, io sto cominciando a ragionare, avevamo cominciato a ragionare anche ieri in un incontro con chi detiene i nostri diritti sportivi, sia RAI sia dell'OTT. Siamo tornati a ragionare su come si possa pensare, almeno inizio stagione, di giocare a porte chiuse, quindi potenziando ancora più il mezzo televisivo. Ma un potenziamento che dovrebbe dare modo anche ai club di A2, ad esempio nel nostro caso, di esserci e di ottenere anche dei fee, perché se non c'è lo spettatore, almeno ottenere dei fee in qualche maniera. Cioè, stavamo ragionando di questo. Allora, tu di fronte a questo che fai? Mica fai come in tempo di guerra che convochi tutti attorno a un tavolo, no. Tu da solo, in federazione, decidi, capito, che così è stabilito e così rimane stabilito. Certo. Della serie, come diceva appunto, no, il Conte, eccetera, io so io e tu invece sei altro. Cioè, non può funzionare così in questo momento, ma cioè, qua stiamo a scherzare, ripeto, adesso ci stiamo accalorando per una questione di sport, quando la gente muore, abbiamo ricordato Paolone, quindi più grande. Però, se mi posso permettere, senza retorica, anche per rispetto a gente così, cioè, vuol dire, a tifosi e a persone che amano questo sport, no? Non puoi comportarti in questa maniera qua, solo per ribadire un primato che nessuno peraltro ti disconosce. Ti vuoi coinvolgere? Chiaro. L'invito in questo momento particolare, straordinario, almeno al dialogo, mi sembra assolutamente sensato. Gianluca, ancora a te la parola, visto che siamo quasi arrivati in fondo al tempo che il Presidente ci ha concesso. Anche a lui la domanda: come si immagina la pallavolo dei prossimi mesi? Come sarà la pallavolo in Italia? Perché un passaggio importante di quello che ha detto, l'Italia fino a questi giorni era uno dei movimenti guida, se non il movimento guida, sia nel maschile che nel femminile. Come farà a mantenere questo primato in una situazione così complicata? Beh, così come riguarda il mondo, diciamo, dell'economia, più in generale dell'organizzazione sociale a livello mondo, perché purtroppo stiamo parlando di una pandemia e non di qualcosa che ha colpito solo il nostro paese, faremo come certamente si farà un po' da tutte le parti, cioè se si potrà tornare a giocare a porte aperte come eravamo abituati a fare, lo faremo. Se non si potrà, noi come altri, tutto il mondo e il paese e mai come in questa occasione purtroppo la cosa vale, decideremo come fare. Io penso che il distanziamento sociale rimarrà a lungo qualcosa di obbligatorio per noi. Finché a livello di autorità di governo sanitarie mondiali non verranno definite sistemi appunto per intervenire rapidamente laddove si dovessero di nuovo creare situazioni della gravità intensa che tuttora oggi noi abbiamo in Italia e non solo in Italia, ecco, fin tanto che non si troveranno soluzioni a questo tipo ci dovremo organizzare in maniera diversa. Quindi io immagino un inizio di campionato senza pubblico, ad esempio.
oppure con pubblico nei nostri palazzetti distanziato, però che quale grande differenza c'è tra un palazzetto senza pubblico e un palazzetto magari come quello che abbiamo visto a Trento in occasione di quella partita giocata dalla maschile, dove appunto stavano gli uni gli spettatori seduti, no, a così tante, cioè a così tanta distanza l'uno dall'altro. Più una testimonianza di affetto vuol dire che una partecipazione attiva e calda a una partita. Quindi bisogna immaginare cose diverse. Io lo immagino così, cioè che all'inizio dovremmo studiare e adattarci alle situazioni. Poi arriverà il vaccino, speriamo, arriveranno certo soluzioni generali, ma prima di allora non è inutile che ci immaginiamo cose diverse. Per questo dicevo, il tema della TV può anche poter giocare, certo, questo va detto, ovviamente, la massima garanzia per gli atleti, che quindi dovranno essere continuamente controllati. A bordo campo non avremo più le ragazzine, magari troveremo altre situazioni per recuperare i palloni, eccetera. Però così, tant'è che ieri parlavo, ecco, per poi ci sono dei segni anche di fiducia e di speranza. Ieri mi ha chiamato una persona, un imprenditore, che visto che il campionato era finito, voleva capire come fare a investire nel pallavolo per l'anno prossimo, e chiedeva come fare per avere un club di A1 sostanzialmente, tanto per capirci, insomma. E mi poneva proprio il problema del palazzetto, e dico: ma guarda, il palazzetto potrebbe diventare una variante, una variabile non più decisiva, perché anche il palazzetto da 1000 posti vuole dire a questo punto, o la palestra a norma va bene, perché a quel punto voglio dire l'importante è avere la possibilità di fare riprese televisive adeguate. Quindi capite che questo cambia anche tutto. Sì, è un ribaltamento vero, è un ribaltamento totale. Se lo sport, se non è più purtroppo possibile avere i palazzetti per cui abbiamo fissato dei minimi, insomma, per le diverse categorie, no? Allora lo scenario è un altro. E allora, laddove c'è forza, c'è energia, ci sono risorse, bisogna lasciare che le squadre giochino. E in questo caso, dicevo l'imprenditore: guarda, per me è l'ultimo dei problemi a questo punto il palazzetto, ma mi darete la deroga? Ma che deroga voi che ti diamo? Probabilmente si giocherà a porte chiuse, cioè vuol dire. No, infatti è chiarissimo il concetto, è chiaro soprattutto che siamo di fronte a qualcosa che non conosciamo, che non è mai accaduto, che potrebbe ribaltare molte delle abitudini, anzi alcune saranno sicuramente ribaltate. A me viene banalmente da dire, in un momento così speciale, senza riferimenti, almeno provare a collaborare mi pare essere la scelta fondamentale, quindi non chiudersi nei propri ruoli e responsabilità. Presidente, la ringrazio moltissimo e grazie per la sincerità e la schiettezza. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Gianluca, ciao, anche a te grazie, ciao a tutti, alla prossima occasione, in bocca al lupo.